E allora si apre lo spazio della ricetta dell'antivirus di tutta salute, lo spazio che è stato realizzato per i più giovani ma per tutti quelli che stanno a casa. Oggi il nostro motto, il nostro, chiamiamolo titolo, è sulla maschera. Cerchiamo di coprirci in maniera adeguata. Presidi che sono molto importanti e qua sul tavolo ne vedete diversi e che andremo ad esplorare un po' per volta. Come di consueto vedete alla mia destra, vedete una serie di icone che rappresentano i quattro ingredienti del nostro antivirus. Partiamo dall'esperimento, quindi la prima icona che si accende. Quando noi prendiamo una mascherina tendiamo a mettercela in faccia perché lì è il posto dove va infilata. Poi vedremo come si fa, però molto spesso cominciamo a toccarla, a spostarla, a riadattarla. Quello che succede alla fine, questa è una mascherina che ho indossato con le mani sporche, se la camera viene vicina, noi l'abbiamo toccata molte volte proprio nel punto dove è più a contatto con quello che è l'espirato anche di altre persone. Quindi se ci fosse il coronavirus, noi avremmo il coronavirus sulle mani, toccandoci la faccia lo passeremo al nostro viso. Per capire come sia il modo giusto per indossare la mascherina, è qui lo spazio del nostro doctors, un amico di tutta salute, il professor Luca Lorini, che si trova in prima linea, l'abbiamo avuto anche ospite, che ci spiega per filo e per segno come addirittura in un ospedale debba essere indossata una mascherina. Vediamo. Sono dottor Luca Lorini e vi sto facendo vedere questo video da una delle terapie intensive del Papa Giovanni di Bergamo. Vi facciamo vedere lo strofinamento, il lavaggio delle mani, che è fatto con una soluzione alcolica e che deve durare 30 secondi. Quindi mi raccomando, non abbiate fretta, ma fate bene il lavaggio delle mani in questo modo qua. Se fate un buon lavaggio delle mani, i guanti, che spesso non trovate, non servono assolutamente. A questo punto, strofinate le mani, si prende la mascherina, ora vi faccio vedere esattamente come la dovete prendere, molto bene, l'elastico sulle orecchie, allargo sì, bene, esatto, e fisso bene la parte metallica che sagoma su lungo il naso. A questo punto devo sentire bene l'aderenza sul facciale. Prima di procedere alla rimozione della mascherina, nuovamente fare lo strofinamento alcolico che deve durare 30 secondi, posso procedere, visto che le mie mani sono pulite, a rimuovere la mascherina. Dall'esterno porto in avanti e appoggio e butto nello sporco. A questo punto, avendo toccato comunque un oggetto contaminato, riprocedo nuovamente con lo strofinamento alcolico delle mani. E allora vedete, ringraziando il coordinatore infermieristico Alessandro, perché è molto importante questo lavoro di equipe, e il professor Luca Lorini, quanto sia importante lavarsi le mani prima di indossarla, quando uno se la sfila e poi soprattutto anche dopo. Le mani pulite sono la chiave per indossare bene una mascherina sicura. Però le curiosità non finiscono soltanto sulle modalità, perché c'è una curiosità che ci viene da un messaggio che adesso vi facciamo vedere. Il messaggio è di Camilla e Camilla ci scrive. Sulla chat di classe girano un sacco di messaggi sul fatto che bisogna prendere un tipo di mascherina invece con altro, FFP2, FFP3. Mio padre dice che una vale l'altra, ma come stanno le cose? Bene, cara Camilla, le cose stanno semplicemente come sono sempre state. Esistono delle mascherine in commercio, quelle che vengono utilizzate normalmente, che sono queste, le mascherine chirurgiche, che sono quelle che dovrebbero utilizzare tutti quanti, si iniziano a trovare nuovamente anche nelle farmacie, quindi acquistatele e vanno indossate come vi ha spiegato. Poi esistono quelle che vengono chiamate FFP2 e FFP3. Molti si confondono immaginando che una valvolina qua davanti renda più sicura la maschera di questa. In realtà questa protegge meno di questa che avete alla mia destra. Questa è una mascherina FFP2 che ha una protezione, un valore di protezione intorno a 20, come viene normalmente identificata, e questa è una mascherina FFP3 che invece ha un valore di 40 e non solo mette in sicurezza gli altri da voi, ma mette in sicurezza voi stessi dagli altri. Queste mascherine sono ancora poco a disposizione, si stanno reperendo e quindi naturalmente devono essere dedicate al personale che di più assiste i pazienti
con un Covid positivo ed è per questo che si invita ad utilizzarle con parsimonia, ad acquistarle con parsimonia per evitare che manchino per quelli che realmente ne hanno bisogno. La mascherina chirurgica, se la indossassimo tutti, aiuterebbe naturalmente tutti quanti ad evitare di trasmettere l'infezione. Come di consueto, il quarto ingrediente, che è il nostro messaggio di un influencer, youtuber, tiktoker, oggi è uno youtuber molto famoso che va in giro per le piazze a combinare pasticci con le coppie, è Giacomo Hochman, che ha un messaggio per voi. Ciao a tutti, sono Giacomo Hochman, io sul web realizzo una serie di video in giro per l'Italia, faccio delle interviste scomode ai fidanzati che incontro, infatti chiedo a loro di scambiarsi il cellulare così uno dei due può controllare tutto quello che vuole nel telefono del partner. Ed è giusto di cellulari che volevo parlare, perché è giusto seguire le norme che hanno detto di pulirsi spesso le mani, di mantenere la distanza e sicurezza, uscire il meno possibile di casa, ma anche, importantissimo, pulire, igienizzare il proprio cellulare, come anche il tablet, il computer, cioè oggetti che noi abbiamo sempre con noi, che tocchiamo sempre con le mani sporche, quindi sono un vero ricettacolo di microbi ed è giusto pulirli e igienizzarli sempre. Questo è il messaggio che volevo lanciarvi, un saluto a tutti quanti allo studio di Tutta Salute, ciao!